Siamo sul Mar Piccolo, siamo qui con Bisignano Lega Pesca. Parliamo di bonifica, parliamo del nuovo commissario, parliamo della situazione. Direi finalmente la nomina del nuovo commissario per le bonifiche. E, noi nei mesi passati con le nostre associazioni di categoria e con i sindacati del comparto pesca abbiamo a più riprese sollecitato il governo nella nomina appunto del nuovo commissario. Ricordiamo un ruolo vacante dall'ottobre del 2023. E lo abbiamo fatto in maniera diretta, l'abbiamo fatto attraverso i nostri parlamentari, l'abbiamo fatto attraverso la politica locale, lo abbiamo fatto nella convinzione che gli interventi di bonifica, di ambientalizzazione e rivitalizzazione del Mar Piccolo, il Mar Piccolo di Taranto attende da oltre 10 anni, sono in primis un diritto per l'intera comunità. E poi rappresentano la condizio sine qua non, rappresentano la condizione indispensabile per lo sviluppo delle attività di pesca e di mitilicoltura che da troppi anni soffrono appunto questa situazione di inquinamento diffuso che non è stata risolta. E plaudiamo pertanto, non possiamo che plaudere alla nomina del nuovo commissario, non possiamo che plaudere alla nomina del commissario nella persona del professor Uri, che è geologo presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche con un curriculum di grande levatura, una persona che ha già collaborato col Dipartimento di Biologia che precedentemente con la dottoressa Corbelli ha collaborato nelle bonifiche, e quindi non possiamo adesso che auspicare che questa nomina sia seguita dall'individuazione delle risorse economiche finanziarie, ma anche da strumenti legislativi che davvero straordinari ed adeguati per consentire al nuovo commissario di procedere nel complesso lavoro a partire dal recupero dei progetti di decontaminazione interrotti dal commissario Martino fino a finire alla bonifica vera e propria che era stata realizzata fino ad un certo punto dalla dottoressa Corbelli. Sentiamo allora il parere di Palumbo. La GC Pesca si è sempre battuta per questo rinnovo delle bonifiche e questo rinnovo del commissario. Sì, è sicuramente un fatto molto positivo la nomina di un commissario, soprattutto perché parliamo di un tecnico, una persona capace di capire e di programmare il recupero del primo seno del Mar Piccolo. In primis quello che si chiede al nuovo commissario è di riprendere immediatamente in mano il progetto già avviato dal commissario Martino, ma per il momento bloccato, che è quello della decontaminazione delle cozze dal primo seno del Mar Piccolo. Questo consentirebbe di lenire almeno quelli che sono i disagi e i costi tutti a carico del settore della mitilicoltura, per poi programmare, progettare e cercare di arrivare a una bonifica del primo seno che, come si è già detto, ridarebbe l'intero Mar Piccolo alla comunità, e per le attività di mitilicoltura sarebbe un vero e proprio rilancio non solo del processo produttivo ma anche a livello di marketing nazionale ed internazionale. Benissimo, sentiamo anche il parere di Willa Puglia. Allora, siamo molto felici di questa nuova nomina per quanto riguarda il commissario per le bonifiche e l'ambientalizzazione, semplicemente per un motivo, perché riteniamo che questo sia il problema principale, il problema principe della mitilicoltura tarantina e anche dei tarantini in generale, più in generale. Nei mesi scorsi ci siamo come gruppo di lavoro costituito dalle associazioni datoriali, dalle associazioni di categoria e dai sindacati di categoria, ci siamo riuniti un po' per lenire quelle che erano le problematiche importanti che hanno riguardato i mitilicoltori, problematiche che rappresentavano un palliativo. E quindi riteniamo che una programmazione a largo respiro, naturalmente non pretendiamo delle risoluzioni a breve termine, ma
una programmazione nel medio e nel lungo periodo che possa in qualche modo dare a queste persone una prospettiva di lavoro e di vita accettabile. Stiamo parlando di 500 famiglie, cioè stiamo parlando di 500 persone che effettivamente lo scorso anno sono rimaste in ginocchio e quest'anno aspettano grandemente che le cose in qualche modo si possano in qualche modo risolvere. Siamo a febbraio, quali sono le prime attività che andrebbero fatte per la bonifica? Ribadisco che il primo progetto da portare a termine è quello già programmato e non ancora avviato, che riguarda la decontaminazione dei mitili del primo seno del Mar Piccolo, che consentirebbe di allungare la permanenza dei mitili nel primo seno già detto, fino ad un periodo che magari arriviamo adesso. Il fine ultimo è il 28 febbraio, potremmo arrivare a maggio, per poi trasferirli direttamente in Mar Grande per la decontaminazione, appunto. E quindi questo è da riprendere immediatamente, da portare avanti a termine velocemente, entro l'estate. E poi iniziare a programmare una vera e propria e sana bonifica del primo seno del Mar Piccolo, rimuovendo i contaminanti che ci sono nei sedimenti del primo seno, e queste sono le prime attività che secondo me il nuovo commissario dovrebbe cercare di intraprendere. Quindi buone notizie dal Mar Piccolo, buone notizie per la bonifica, buone notizie per la nostra città. Grazie a tutti e a presto. Il punto di sbarco, che qua dovrebbe essere tutto ripulito e con delle strutture. Tutto così strano, no? Dalle parole.